Ciao a tutti gli iscritti al canale di Stefano Maggi, ciao a tutti i fan della pagina dell'Orto Dio. Andiamo avanti con la terza lezione sull'orto estivo. Le nostre zucchine stanno crescendo a dismisura. In serra sotto la lampada le sto tenendo a un regime di 24 ore lampada accesa. La lampada è sempre accesa così le piante crescono velocissimamente. Ma ieri che c'era un bel sole le ho messe al sole con una giornata di sole, le foglie sono raddoppiate. Questo significa che quando la pianta comincia a sviluppare velocemente la chioma, significa che le radici si sono sviluppate bene. Quindi il nostro vasetto è pieno di radici. Perciò questa va trapiantata. Invece di metterla in un altro vaso, siccome la serra non è ancora pronta, io pensavo di fare qui una serra, perché se vedete qui ci sta. Questa era una stalla, no? Allora, quello lì è il deposito di. Era il deposito del letame, quindi c'è già un pezzo di muratura interrato. È buono che faccia una serra perché così è automaticamente più calda, che le serre se no andrebbero riscaldate. Ma non è esposta a sud, vabbè, è esposta a est, comunque va abbastanza bene, è che è piccolina, andrà bene come Nazzeri. Poi un'altra serra grossa la potrei fare dove adesso c'ho l'orto sinergico, il là nel recinto grande dei cani. Che cavolo, scusate, eh. Ma niente, dato che non ci abbiamo ancora la serra e non mi va di continuare a tenere le piantine così grandi dentro il box con la lampada, allora le proviamo a mettere all'aperto. Le proviamo a mettere all'aperto, sì, è un po' rischioso adesso, è presto. Però, visto le previsioni, i prossimi giorni pioverà, ma non ci saranno temperature molto basse, quindi la zucchina dovrebbe stare tranquilla. Certo c'è il vento, però io in serra gli ho messo anche il ventilatore, quindi l'ho fatto abituare un pochino all'aria, l'ho fatto abituare un pochino al sole. Si trapianterebbe la sera, ma oggi è stranuvoloso, quindi va bene trapiantare adesso. Perciò io ho pensato di trapiantare qua, perché questo è il piccolo recinto. C'è un recinto grande dove c'è l'orto sinergico e due piccoli recinti. Uno lo lasciamo per gli animali eventuali, anzi se qualcuno ci avesse delle galline da donare all'orto Dio, lo sapete che qua stanno benissimo. E quest'altro recinto invece avevo pensato di fare l'orto perché è attaccato a casa, secondo la permacultura, noi andremo a mettere l'orto e gli animali più vicini a casa perché li dovremo frequentare più volte, mentre poi dopo i cereali o il frutteto, la parte boschiva li possiamo tenere lontani perché hanno bisogno di meno manutenzione. Quindi, come da quella parte di casa c'è l'orto molto vicino a casa, su quest'altro lato che stiamo a est, non è il massimo dell'esposizione, ma è buona. Qui ci abbiamo recintato. Abbiamo l'impianto a goccia già messo con un serbatoio da 1000 litri che raccoglie sia l'acqua piovana di casa mia e sia può essere riempito con l'acqua del pozzo. Quindi mi sembra un buon posto per metterci quest'anno zucchine, cetrioli, quello che non metterò sui bancali. Qua non ho intenzione di fare i bancali. Il terreno l'anno scorso non è stato usato, quindi si è riposato. Ora però, scusate, beh, state su una pianta d'olivo, considerate che vi state reggi su una pianta d'olivo. Va bene, così va benissimo, ecco. Il terreno, diciamo, non è stato usato, quindi non è impoverito, però, si è un po' compattato. Quindi è vero che noi non vogliamo zappare, non vogliamo lavorare la terra, ma quando il terreno è troppo duro è un problema. Quindi gli daremo una minima lavorata a questo terreno con questo attrezzo che si fa manualmente. Questa è una vanga che però non è a pezzo unico, è a forcone. Si fatica di meno e smuove meglio la terra. Ammazza anche con più difficoltà eventuali animali presenti nel terreno, quindi è anche più etica. E con questa bella vanga andremo a preparare un pezzetto di terreno. Io ho pensato che siccome le zucchine sono quelle che comunque ci avranno bisogno di più acqua di tutte,
di sfruttare la pendenza e di metterle qua giù in fondo, nella parte, vedete questa parte vicino alla rete, ecco, di metterle qua, lasciandogli il giusto spazio, perché le zucchine camminano e hanno bisogno di molto spazio. Ma tanto noi per adesso ne mettiamo una sola, la prima, facciamo una prova e vediamo come va in questi giorni. Io credo che resisterà e che presto potremo vedere le prime zucchine e i primi fiori da mangiare. Allora, abbiamo preso del letame di mucca, dell'ottimo letame di mucca, bello tritato, bello maturo, da aggiungere al terreno. Le micorizze che aggiungeremo al terreno. Allora, che facciamo? Prima di cominciare a lavorare il terreno, lì la voglio mettere a zucchina. Nico, fai il bravo, eh? Per prima cosa ci buttiamo questo bel legame, così quando lo lavoriamo andrà a fondo. Non troppo. Questi due secchi mi sembrano la quantità sufficiente. E adesso arriva il bello, si vanga. Cioè, vedete da là? Io sto pure tutto indolenzito, c'ho una gamba fuori gioco. Comunque. Ho fatto sto riempimento che rischia di crollare se non ci metto piante con radici che assorbono l'acqua. La cosa è semplice, si va giù e si smuove il terreno, semplicemente si rigira. Ovviamente se troviamo gramigne le leviamo, perché queste sono veramente fastidiose e dobbiamo lasciar sole per farle morire le gramigne. Comunque il concetto mi sembra che è chiaro e semplice. All'inizio sarà un po' faticoso perché siete pratici. Poi mano a mano che impari il movimento verrà sempre più facile. Comunque assolutamente consiglio la vanga a forcone, molto meglio. Ora noi facciamo questo lavoro perché il terreno si è indurito. Giulietta. Cercheremo però di non farlo indurire in futuro, camminandoci il meno possibile, facendoci una pacciamatura, in modo che anche l'acqua che batte non crei problemi. Non si mette male, leva tutto, che tutta la roba organica è buona. Leviamo solo le gramigne, che sono fastidiose, leviano tutto il nutrimento loro e le altre piante non campano bene. Lampagione.
Vedi? Questa è terra dei lampagioni. E gramigni al sole, così poi ci seccano. La terra è pronta, ragazzi miei. Qua ci possiamo mettere la nostra bella zucchina. Avevo qualche altra gramigna. Mazza, mi sa che è una carota selvatica. Mi dispiace che sto filmato che era un po' lungo, però devo imparare a fare i contadini, no? Se no qua parliamo, parliamo e basta. Non vedete mai un cavolo. Mo' state a vedere come si levano le gramigne. Vedete che cerco di non pistarlo il terreno per non ricompattarlo? Pure i cani mo' stanno a venire perché non c'era niente, ma io non ce li faccio venire più. L'ospiti non entrano nell'orto, lo guardano da fuori. Nell'orto ci cammina solo chi ci lavora e comunque il meno possibile. Se la zucchina regge questo vento, si fa forte e poi non ammazza più nessuno. Oggi abbiamo un vento bello forte, 20 metri al secondo. Vedete, io con la scusa livello un pochino il terreno per far formare una specie di buchetta. Poi sarà quella che io annaffierò. Perché le zucchine, diciamo, hanno bisogno di tanta, 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 tanta acqua. Tanta, tanta, proprio tanta. Beh, le cucurbitacee, tutte quante, hanno bisogno di tanta acqua. Le zucchine specialmente che cominciano subito a fare un miliardo di zucchine. Ragazzi miei, il terreno è pronto. Come vedete abbiamo formato una specie di buchetta. Sta bella buchetta, siamo pronti a mettere la prima zucchina. La mettiamo qua.
gramigni, oh, se stanno a divertire, che è una bellezza qua. Allora, sul fondo ci mettiamo un po' delle nostre micorrize, i funghi benefici per le radici delle piante. Chi non se le vuole comprare, si producono mettendo in un vaso una quercia, un salice e un pino. Buttiamo un po' di micorrize sul fondo e ci prepariamo al famoso trapianto, quello che diciamo che è molto difficile e delicato, e quindi speriamo che sto giro ci viene bene sto trapianto. Ecco qua la zolletta, la devo far sfasciare il meno possibile. Più o meno ci siamo riusciti, più o meno. E dici, mi va bello? Saluta, saluta gli ascoltatori. Saluta quelli che ci seguono sul canale. Qua. Ci sono, non ci hanno il tavolo da fare. Ci sono le altre due. Ok, la zucchina è stata messa. Gli compattiamo la terra intorno, non troppo, però un pochino sì. Adesso gli dobbiamo dare un'annaffiata, perché qualsiasi pianta trapiantata va subito ben annaffiata per essere compattata bene col terreno. Facciamo il nostro secchio d'acqua e andiamo proprio di allagamento. Così vediamo pure se la buchetta che abbiamo fatto regge l'acqua, e quanta ne regge. Proprio una bella annaffiata gli abbiamo dato a questa fottuta zucchina. Come se sta a rompere l'argine. E adesso che è stato annaffiato per bene, passiamo alla pacciamatura, per evitare che troppe infestanti crescano intorno alla zucchina. Quindi prendiamo qualcosa tipo paglia, tipo sti legnetti qua, foglie d'olivo, e andiamo a fare una copertura del terreno. Se ci sono bastoncini lunghi li spezzettiamo. Sta registrando ancora, sì, amico? Meno male. Non è che sto di tutte queste cazzate e manco me ne vede nessuno. Guardate qua quanta bella robetta ci abbiamo, che facciamo. Questo ci aiuterà anche in caso di troppa pioggia a evitare un allagamento. L'allagamento della situazione è qua, eh. Allora, ci servirebbe più robetta tipo foglie, ecco qua, queste foglie d'olivo.
insomma, state a capire il discorso qual è, no? È molto semplice. Guarda qua quanta roba per faccia, ma oh, tutti quanti mi hanno detto che se io pianto le zucchine adesso, queste mi morono, perché è troppo presto. Secondo voi morirà sta zucchina? Resisterà, morirà? Che succederà secondo voi? Vabbè, avete capito il senso? È inutile che sto filmato, lo famo durare 16 ore. Vi faccio vedere da vicino il risultato. E con la terza lezione sull'orto estivo, sul trapianto di una zucchina, abbiamo finito. Ciao a tutti dall'Orto Dio, da Stefano Maggi e dai cani. Ciao!